Era la prima prova che facevamo, volevamo dare visibilità al territorio, a Monza, alla Brianza, ai nostri prodotti, e quindi oltre a questa manifestazione prettamente tecnica per l'elezione dello chef, il giovane emergente del nord, abbiamo deciso di fare anche dei momenti per la comunità, per il nostro territorio, e tra questi c'è la presentazione del Pan Tramvai. Rientra tutto ciò in un discorso di Monza e di territorio, cioè come Camera di Commercio cosa stiamo facendo? Stiamo cercando come finalità di dare il più possibile visibilità e far conoscere al pubblico, al mercato, i nostri prodotti, i nostri tesori più o meno nascosti. Noi, la nostra regione non è molto ricca dal punto di vista enogastronomico, purtroppo Mare Natura ha dato alle Langhe o all'Umbria o alla Toscana morfologicamente qualcosa di molto diverso. Noi abbiamo la nostra zona molto vecchia con un ottimo prodotto, ma non è di grande quantità e di grande risonanza, però quello che abbiamo è buono e vogliamo ringraziare i panificatori e i pasticceri, quindi volevo anche presentarvi perché magari vi trovate i porti, abbiamo detto prima dell'orto a Monza e a Libertà. Quindi abbiamo fatto un comitato, questo devo ringraziare Ravara, Poppi e altri direttori che delle diversi mandamenti dell'Unione del Commercio sono stati davvero entusiasti di questa iniziativa. Abbiamo scelto, anche i nostri consiglieri camerali, abbiamo fatto questa iniziativa sostanzialmente volendo dare all'intera della Brianza anche un prodotto tipico, c'era la torta paesana. Poi alla fine la torta paesana è già abbastanza nota, ognuno la faceva in maniera, poi non aveva questa possibilità di essere abbastanza trasportabile e durare a lungo. Quindi questa è una pre-presentazione, poi la faremo per bene a Natale. Sono stati coinvolti grazie all'Unione del Commercio oltre 15-16 pasticceri di tutta la Brianza, quindi dell'area Serre, Sommera, cioè, i mercatesi, poi la Brianza centrale di Monza, tra di loro insieme anche al sostegno di Scipilia e di altri chef abbiamo fatto l'assaggio. Alla fine è stato deciso che il pan polovette, quello che adesso vi fanno provare, vedete un po' diverso rispetto al pane rovetto tradizionale. È stato un po' ingentilito, mi è stato detto come si è deciso di fare un disciplinare, di dargli un marchio, che è appunto Made in Brianza. È stato un percorso, come dire, abbastanza lungo, ci abbiamo lavorato insieme agli amici dell'Unione del Commercio, l'Associazione Pasticceri e Panificatori, l'Associazione Artigiani, per 5-6 mesi. E alla fine, grazie anche a loro, questo è diventato un prodotto che per adesso presentiamo in questa cornice, un'iniziativa di alto livello di chef, per poi ripresentarlo per Natale e lo troverete in quasi tutte le cornici della Brianza.